Direttrice, un debutto con il botto. <ride> sì, veramente, anche per la stanchezza devo dire, ma eh, per me era importante davvero far capire che cosa mi piacerebbe fare a M9 e quindi ho colto questa occasione, la disponibilità di questo spazio che era libero per i muri, che è il primo anno, la prima volta che sono in Italia, per portarli, per portarli qui. Perché era importante secondo me fare un ragionamento sul patrimonio, no? E su come, per esempio, tra Vestre e Venezia si possa fare un ragionamento. Questo, adesso, è l'unico posto al mondo dove si possono vedere quatt quattro bands insieme, compreso quello di Venezia. Quindi, davvero fare un ragionamento vivo sulla contemporaneità e la modernità. Una mostra incredibile, eh, ma cosa c'è dietro? Tanto lavoro. Ma tanto tanto, perché come potete comprendere è importante avere muri ed è questo che è la differenza dalle altre, perché diceva la, la, la curatrice si vede la mano dell'artista ed è importante riflettere anche intorno alle tematiche. Quindi tanta fatica, ma tanto entusiasmo perché la risposta delle persone, l'attesa è grandissima, perché Banksy è uno che è molto amichevole. Se io devo dirigere un luogo della cultura, la, mia, la cosa che mi interessa soprattutto è che resti qualcosa alle persone che arrivino. E le persone che arrivino trovino qualcosa in cui si possono riconoscere. penso ecco, in questo ci aiuta molto, ha un linguaggio semplice, ha delle forme che riconosciamo, ma nello stesso tempo ha qualcosa di molto potente da dire. Un grande lavoro, anche una grande soddisfazione immaginiamo. Qual è la cosa che la rende più orgogliosa rispetto a questo che insomma, non è solo una mostra, è un evento? Allora, sicuramente sì, è stato un enorme sforzo sia da parte della produzione, perché comunque ha avuto dei costi economici molto elevati, poter dover trasportare quasi 10 tonnellate di muri dall'Inghilterra in Italia, è anche un grandissimo sforzo critico, la più grande soddisfazione è riuscire ad avere avuto un po' un'evoluzione rispetto appunto, alle altre mostre su Banksy che sono semplicemente delle delle esposizioni. Eh, ci tenevo diciamo, a fare un po' un salto critico riguardo questo artista che oramai insomma, lavora da più di vent'anni ed è giusto, come si fa per qualunque artista contemporaneo, affiancargli una critica che eh, renda un po' giustizia anche alle evoluzioni che. Che ha avuto nel suo percorso. Quindi... Ecco lei non le manda a dire no a Banksy, lei insomma è perfettamente lucida rispetto a quello che ha rappresentato sia all'inizio che adesso. Sì, allora da un lato penso che c'è sempre bisogno di un po' di anni per riuscire a giudicare effettivamente quello che è successo nel, nel passato, quindi sono sicura che insomma, fra una decina d'anni avremo le idee ancora più chiare. Momentaneamente sì, penso che mh, ad oggi la stretta arte sia morta e che sia stato Banksy ad ucciderla. E a, è riuscito a farla mh, conoscere a molte più persone, a portare questa corrente a dei livelli incredibili, sia sul mercato che a livello di, mh, di, 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 di comunicazione e diffusione, ma che sia anche lo stesso che ha un po' decretato la fine del movimento. Entrando ufficialmente nei musei e, e quindi di conseguenza tutti gli altri artisti che lavoravano illegalmente sulla strada hanno cominciato ad entrare nei musei, nelle gallerie, insomma, fare lavori per collezionisti privati e, e che quindi insomma, questo movimento sia, abbia avuto, la fortuna di, essere, eh, di diventare noto.